Durante un'apparizione, San Michele Arcangelo rivela: se farete quello che vi dirò, sarete liberati dalla peste. Salve a tutti, carissimi. Oggi voglio parlarvi delle apparizioni di San Michele Arcangelo avvenute nel Gargano, dove si trova la famosa grotta a lui consacrata, a lui dedicata. E in cui ancora adesso avvengono dei fenomeni straordinari, ecco, molta gente in preda al male, solo entrando in quella grotta viene diciamo investita da una forza sovrannaturale che l'aiuta o la libera dal male oppure l'aiuta ad affrontarlo con maggiore vigore, con maggiore forza e con maggior coraggio. San Michele Arcangelo è apparso nei pressi di quella grotta per ben 4 volte e ha rivelato appunto nel corso della prima apparizione avvenuta nel 490 d.C. Si è presentato dicendo: io sono l'Arcangelo Michele e sono sempre al cospetto di Dio. La grotta è a me sacra ed io l'ho scelta. Dove si apre la roccia, il peccato dell'uomo potrebbe essere perdonato. Ciò che è stato richiesto in preghiera sarà concesso. Perciò risalite la montagna e consacrate la grotta al culto cristiano. E dunque, poi chiaramente vennero seguite tutte le direttive date da San Michele Arcangelo per chiaramente consacrare la grotta al culto divino e la popolazione del Gargano, recandosi in processione verso il monte consacrato, fu liberata da molte minacce, dagli assedi di popolazioni straniere, diciamo barbare. E a un certo punto, nel 493 l'arcangelo Michele è apparso di nuovo al vescovo che aveva intenzione di far consacrare la grotta in cui appunto San Michele era apparso. Però San Michele Arcangelo gli ha risposto: non è necessario che voi mi dedichiate questa chiesa che io stesso ho consacrato con la mia presenza. Entra e con il mio aiuto innalza preghiere e celebra il sacrificio. Io ti mostrerò come io stesso ho consacrato questo luogo. E il vescovo, una volta entrato nella grotta, innalzò un altare coperto con un panno rosso e una croce di cristallo su di esso, proprio come l'arcangelo aveva detto. E all'entrata l'impronta di un piede infantile confermò la presenza dell'arcangelo Michele. Questo vescovo edificò una chiesa all'entrata della grotta e all'arcangelo fu dedicato il giorno 29 settembre. Quindi in questa grotta di San Michele Arcangelo si trova anche l'impronta di un piede appunto di San Michele Arcangelo che vi mostrerò a breve. Ora, quello che ci interessa, che è di grande interesse per noi, è l'apparizione che San Michele Arcangelo ha fatto sempre in questa grotta nel 1656 d.C. E praticamente, ecco, quello fu un anno tremendo per la popolazione del Gargano perché era afflitta da una tremenda peste. E il vescovo ordinò giornate di preghiera e di digiuno per invocare l'aiuto dell'arcangelo San Michele, il quale apparve di nuovo e disse: chiunque utilizzi la pietra di questa grotta sarà guarito dalla peste. Benedici le pietre e scolpisci su queste pietre il segno della croce e il mio nome. Il vescovo annunciò il miracolo. L'intera popolazione prese le pietre consacrate e la pestilenza cessò.
Le piccole pietre ancora oggi sono richieste dai pellegrini e sono portate in processione e lanciate in direzione dei campi. Ora, che cosa queste pietre sono molto molto importanti perché da quel momento nel mondo sono state distribuite tante piccole pietre provenienti da questa grotta, note come pietre reliquie di San Michele. Secondo gli esorcisti, queste pietre vengono utilizzate anche in vari esorcismi perché sono note per la loro efficacia nell'espellere la presenza del demonio. Chiaramente ciò avviene in conformità a quella che è la pratica tradizionale degli esorcisti di usare delle reliquie durante gli esorcismi, invocando l'intercessione dei santi e degli angeli e degli arcangeli contro le opere di Satana. Queste reliquie esistono ancora oggi nel santuario di San Michele Arcangelo del Monte Gargano e vengono usate spesso da sacerdoti e laici come sacramentale che aiuta ad approfondire l'amore di una persona nei confronti di Dio attraverso l'intercessione di San Michele Arcangelo. Un certificato di autenticità accompagna queste pietre per attestare che sono state tratte dalla grotta di San Michele, che lo stesso San Michele Arcangelo ha consacrato con la sua presenza. Bene, carissimi, adesso vi mostro le immagini e dell'impronta di San Michele Arcangelo che si trova nella grotta del Gargano e di queste pietre miracolose che hanno allontanato la pestilenza che aveva colpito il Gargano e che vengono anche utilizzate durante gli esorcismi per allontanare il demonio dai posseduti. A presto, carissimi, possa l'Arcangelo San Michele benedirvi e proteggervi dalle insidie dei nemici.